Un saluto a tutti amici, bentornati qua per i Twitch. Oh, vedo che un po' che aspettate, ho messo la sigla lunga che almeno avevamo tempo di sistemarci un po' la connessione con Eros che è appena tornato in Italia, quindi si sta un po' attrezzando. Lo ringrazio della presenza qua con mezzo di fortuna, con un cellulare così, quindi abbiate pazienza, ma ci tenevo a farvelo conoscere, quindi Eros Poeta. In arte anche Erodes Nostos, vedo che lo usi spesso questo nome anche su Facebook. Puoi spiegarmelo, che non me l'hai mai Sì. No, spiegato o non si può dire? no, in realtà, allora, sono partito dal fatto che io ho come nome, il mio nome di battesimo è Eros. Eros, ok, Eros. Nome che oggi forse boh, è quasi esotico, non so, fa figo, boh, non so, però un tempo ero l'unico che portava questo nome ed era un po' difficile, specialmente per me, magari che ero un po' una persona un po' timida, anche un po', come si potrebbe dire. E vivendo in una forma non consueta di società, perché non andavo a scuola, vivevo in casa con i miei, avevo anche un profilo un po' sociopatico, perché di fatto ero inesperto a relazionarmi con le persone. Se una cosa non la fai, non la sai fare, no? E quindi il fatto che poi avessi un nome così pretenzioso non mi giocava tanto a favore, cioè, voglio dire, se mi chiamavo Mario, facevo prima. E perché nessuno ti vede se ti chiami boh, Mattia, Mario, Marco, ci sono un sacco Marco, di Marco qua da me. cioè voglio dire, ci sono dei nomi che proprio come li dici sei già normale perché ti chiami come magari il suo cugino, quindi tanto ti chiami come mio cugino. Psicologicamente non impatta, invece un nome molto strano. Magari le persone non si rendono conto più di tanto, ma ha una ripercussione psicologica perché attiva il rilevatore di stranezze. Ok, e quindi, però, in realtà la storia di Erode è diversa perché mio padre, non chiedermi come nessuno mi chieda come mai, perché io non gliel'ho chiesto, ho lasciato lui, però lui alla nascita mi ha chiamato Erode. Ok. Non lo so. E quindi, però, al più o meno un anno e mezzo di vita, io, a detta di mio padre, io non ricordo molto, piangevo troppo, sembravo rifiutare il nome, e quindi mio padre l'ha portato dal giudice e mi ha fatto cambiare nome. E adesso mi chiamo Eros. Ma pensi questo non lo Capito? È sapevo. una storia strana. Ah. Pensavo che era un Però siccome i nickname. nomi... Bravo, ecco, siccome io chiamandomi Eros poeta, di cognome poeta, e alcune persone dopo anche anni che mi conoscevano mi dicevano: senti, però adesso dopo tanti anni puoi anche dirmi qual è il tuo vero nome, perché pensavano che io fossi uno che per bizzarria megalomanica mi volevo chiamare il poeta dell'erotismo, roba che in Grecia ancora ridono, perché proprio questa espressione inaccettabile, proprio non ce la fanno a non ridere quando dico Eros poeta. Però seguendo questo ho detto scusa, però è più strano il mio nome di battesimo, Erode. E poi siccome i nomi, per quanto uno te li cambi all'anagrafe, c'è un senso perché uno ha un nome. E allora ho detto, ma cosa mi porta questo spettro? I nomi si accompagnano a dei disegni psichici particolari e quindi... In quest'epoca avevo la necessità di riprendere contatto anche con quel nome lì. E siccome questa è un'epoca dove l'identità digitale, per quanto dicono le persone, magari non si rendono conto, ma influenza moltissimo la psiche, il senso della realtà, il modo che abbiamo di relazionarci con le cose e con il futuro anche, cioè i sogni. E allora ho detto, vabbè, allora su Facebook metto il nome Erode, così poi... Se devo fare, non lo so, business o qualsiasi cosa, siccome c'è pieno di gente qui con preconcetti, se mi vedono che sono un tizio bizzarro, magari soltanto per una cavolata faccio fatica a relazionarmi nelle questioni da fare. Capito? E allora ho detto, beh, il mio profilo vero lo lascio lì, sapete, la reputazione sul web è qualcosa che si paga oggi. Sono agenzie specializzate. Ho il mio caro amico Andrea Caristi, che è un avvocato esperto, che si occupa di reputazione. Se avete problemi, chiamatelo. Abbiamo un po' tutti problemi di questo tipo. Comunque, una storia.
Google. Come, scusa, perché è arrivato un po'. Diverse cause contro Google. È un avvocato, un cassazionista molto bravo, è una bravissima persona. È andato anche su Rai 2, l'hanno intervistato perché è una persona veramente preparata. No, e quindi lui si occupa di difesa della reputazione su internet. È tutto un settore legale. Ecco, io seguendo quello. Vabbè, adesso sono Herodes, quindi mi chiamano Herodes. Però Herodes Antipa è antipatico, ma nessuno nomina mai il più grande re della storia. Chi è? Aspetta, Il più grande, scusa? non sa nessuno. Erode il grande, il più grande re della storia. Cioè, Ma infatti qua ci no, però è dicevano. uno dei più antichi. Ci dicevano Erode, nome comunque importante da portare, anche di questi tempi, attualissimo, diceva Dalia. Però mi collego a quello che hai detto, perché anch'io per ridere avevo iniziato a mettere Giovane Mesbet appena iscritto a Facebook per non mettere il mio nome reale, perché ero ancora di quella mentalità in cui sui social network online cercavi di non mettere i tuoi dati veri. Nel mettere Giovane Mesbet, dal giorno dopo per strada i miei amici di 20 anni che mi conoscevano mi hanno iniziato a chiamare ciao giovane, ciao Mesbet, così sorridendo, e da lì è diventato più reale del nome vero. Quindi un po' ti capisco. Eh sì. E questo è. E comunque Erode il Grande è grande, come Ram, il dio Ram della cosmogonia indù, se volete Rama, no, sai gli Hare Krishna che cantano e fanno Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, e fanno questo mantra, Rama, era un uomo, cioè non, è un dio. Ma lui è entrato ad essere a livello degli dèi perché è stato il re più perfetto della loro storia, no? Della loro mitologia. E durante il regno di Rama, tutti, dal calzolaio, il bambino, il vecchio, la donna, l'uomo, cioè, erano tutti felici, tutti contenti, compreso lui, che Rama sta sempre con tutte le sue ragazze dentro il castello, sta felice. Quindi erano tutti Lo capisco. contenti, quindi Ram, ok, che è un altro nome molto bello. Perché comunque gli yantra sono almeno l'ispirazione lasciata, cioè voglio dire, dobbiamo perdere anche i sogni in una distopia, voglio dire, no? Che dici Bravo. tu? Qua proprio hai Questo è santa. toccato. Questo quanto si chiama? Come si chiama? Santa, e questa qua è via. Bia. Benvenuti, un saluto alle due gattine. Allora, noi qua, come sai, siamo molto affezionati ai gatti e alla loro simbologia, e ogni tanto c'è anche la mia che passa, stasera non c'è. Comunque, un bellissimo intervento. Mi hai ricordato che ieri sera qua da noi c'è stata Tea Crudi, quella ragazza che canta Tea Crudi, non so se la conosci, che fa un po' di divulgazione anche online, la trovi spesso sui social, qualche anno che e lavora sui mantra, fa un sacco di concerti, di incontri dal vivo, ha fatto anche dei CD, dei libri così legati ai mantra, e quindi proprio neanche a farla apposta si collega alla puntata di ieri sera, che vi invito, chi volesse, poi a recuperarla, c'è qua, è restata su Twitch, la lascio ancora qualche giorno, poi metterò dei pezzettini su YouTube. E volevo dire alla chat, di solito quando si presenta un ospite si dice ecco voi Eros, cantante, attore, musicista, guidatore di macchina, giornalaio, giornalista meccanico, di solito si dà una definizione legata alla professione, è sempre limitata questa cosa per tutte le persone, per Eros ancora di più. Allora, l'abbiamo perso, adesso aspettiamo che ritorni. Vi dicevo, per Eros ancora di più, perché è un personaggio poliedrico, come avete visto, tocca sempre diversi argomenti. Mi piace come unisce i puntini, come affronta queste cose con lucidità, e con anche autocritica e introspezione, che sono un po' le cose che, come avete notato, dagli aperitivi di questi giorni, sto cercando un po' di portare su questo canale. Che è un po' quello, l'aggiunta che volevo, il mio contributo che voglio dare a questa community fantastica che sta nascendo giorno dopo giorno, che collega ormai anche diversi divulgatori, diversi canali, diverse piattaforme addirittura, no? E in quest'ottica, ne approfitto intanto che aspetto che torna Eros a dirvi le cose tecniche, ho deciso che stasera e domani non faccio l'after show, proprio per non stressare gli ospiti, non stressare troppo gli spettatori, facciamo qualche serata in meno, quindi mercoledì e giovedì di questa settimana li riposiamo e torniamo con l'after show venerdì. A chiudere la serata, a chiudere un po' tutta la settimana, fare un mega aggiornamento. E quindi ecco, questo è quello che è la notizia. Rieccoci, rieccoci. Com'è andata? Sì, Problemi con la l'hai detto. tecnologia? È un casino.
Va bene, però, meno male che sei tornato. E niente, ne avevo approfittato un po' per presentarti. Dicevo proprio, mai come in questo caso, limitare la presentazione a, come si chiama, al lavoro, alla professione che una persona ha, è limitante, perché sei proprio una persona poliedrica, diciamo che ha sempre toccato diversi argomenti. Mi è sempre piaciuto la capacità che hai di unire i puntini, di unire le varie informazioni e anche questo approccio sempre comunque introspettivo, autoanalitico. Che hai sempre, almeno con me, che hai sempre avuto quando abbiamo affrontato determinati argomenti, e quindi mi ci rivedo un po'. Ed è questa energia che sto un po' cercando di portare, dicevo, agli amici della chat, dando il mio contributo a questa community che è nata adesso, che è un po' una community di molti, molti canali, YouTube, Twitch insieme. Ci siamo un po' conosciuti, abbiamo iniziato un po' a collaborare, e ognuno porta un po' del suo. E nel mio caso, volevo portare un po' proprio di esperienza personale, di metodi, di anziché portare informazioni, portare strumenti alle persone per poter fare un lavoro su se stessi, evolvere, capire meglio il mondo e farsi domande, quantomeno in compagnia con persone che la vedono, hanno almeno delle basi simili, mettiamo così. Soprattutto se poi c'è anche qualche diversità nel modo di vedere le cose, lì anche il bello, dove nasce proprio il confronto. Però almeno una base, un attimino, un po' delle conoscenze, anche solo minime, di un certo tipo, e un approccio quantomeno introspettivo alla cosa. Vedo se ci sono un po' di domande. Immagino che mi hai sentito comunque, Eros, sì? Perfetto. Sì, ti ho sentito, hai aumentato un pochettino il cammino. Hai fatto bene, hai fatto bene. So cosa vuol dire. Sono tornato adesso informazioni personali, visto che è anche una chiacchierata tra me e Eros che non ci sentivamo da un po'. Sono tornato a abitare qua in Bassa Valle Camonica, quindi a Boario, vicino poi alla sede dei ragazzi, quella di Cividate. Quindi sono un po' più dentro la società. Adesso ho di nuovo dei caloriferi, anch'io non ho più la stufa. Però questo mi permette un attimino di essere un po' più operativo su alcune cose. Poi avevo un pezzo di terra qua che in primavera comincerò a sistemare, e allora ho fatto un po' questa scelta qui. Quindi si sa mai che quando passi in zona magari riusciremo a beccarci più facilmente. L'importante è non toccare la Peri Twitch, mi dicono. Allora, no, tu sei de Roma, ci chiede Fabio. Allora, Eros, di dove sei se dovessi definire una zona? A questa domanda cosa risponderesti? È sicuro di fare questa domanda. Di dove ti definisci? È più corretto. Allora, per rispondere a questa domanda, devo prima di tutto ammettere che non ho una terra. Questo non avere una terra mi ha consentito anche negli ultimi anni la realizzazione di non avere una terra. Mi ha consentito in questo momento di non essere soggetto a una delle spinte più ataviche di questo periodo a rimanico, che è una spinta che porta tutti a casa. Cioè, noi tutti abbiamo delle specie di fili attaccati a delle parti della nostra psiche, alcune parti sono più in superficie, più legate al regno della mente, alcune sono più legate al regno delle emozioni, che è legato alle impressioni della vita, alcune parti invece sono molto ataviche e sono molto legate un pochino alla biologia del nostro meccanismo, della macchina che ci ospita. La macchina che ci ospita è molto legata spesso al luogo che ha i sapori, gli odori, cioè tutti i sensi più atavici sono legati a questo tipo di impulso. E in questa epoca le persone si stanno stringendo verso quella cosa che hanno reputato di più casa. Cioè, per esempio, le persone della mia generazione è facile che sentano un richiamo per i posti di quando erano, dove sono cresciuti. Però, per esempio, generazioni tipo la generazione Y, che è un po' la tua, e a parte te che hai avuto, come tanti, ognuno ha la sua vita, no? Però la maggioranza di ragazzi hanno vissuto la loro sensazione più di famiglia, di branco, non l'hanno vissuta in famiglia, ok? Perché nella famiglia di solito la tua generazione ha trovato con difficoltà, perché era il periodo in cui i genitori andavano a lavorare, peraltro sprovveduti, quindi hanno fatto quello a cazzo come gli veniva, e i figli sono finiti davanti alla televisione, ai videogiochi, e questa è storia, e buonanotte. Quindi che hanno fatto? Che non hanno un legame proprio atavico, non mangiano come mangia il papà e la mamma, capito? Mangiano come mangiano gli amici. Quindi il mangiare è uno degli elementi di base della struttura istintiva, che modella anche tutti i sistemi enzimatici, quindi noi riusciamo a digerire i panini del McDonald's, ma magari non riusciamo a digerire la zuppa della mamma, perché la zuppa della mamma ci stava qui sin da piccoli, per
perché non c'era una negoziazione corretta all'interno del lignaggio di famiglia, per tanti motivi che potremmo anche intuire, cioè non puoi appoggiarti su due cose diverse, o ti appoggi qua o ti appoggi là, prendi la forma della cosa su cui ti appoggi. Quindi, non lo so, io stesso che ho avuto una famiglia abbastanza stretta, nel senso che stavamo soltanto noi, ai 16 anni ho avuto un forte impulso ad assumere dei riti che erano quelli dell'esterno. E quindi in quel periodo chiaramente entravo in conflitto netto con la mia famiglia. Poi dopo non mi trovavo neanche tanto in questi riti, quindi non avevo voglia di vestirmi come i calciatori o star passare il tempo a fare determinate cose di moda. Non mi veniva, ok? Quindi mi era rimasto di più quell'impulso e quindi col tempo ho mantenuto il rapporto con la mia famiglia, mentre invece tutto lo scenario sociale così stereotipato io non l'ho considerato, tant'è che quando vado a Lisbona, per me vedere il rito di piazza dei ragazzi di Alfama non è diverso, ma è una cosa, non è che è peggio, non scatta neanche il meccanismo. E vabbè, comunque questa era solo la premessa per dire che realizzo che, non essendo cresciuto nelle Marche, io provengo come famiglia dalle Marche, no? E poi sono nato a Milano. Sono cresciuto al nord, Milano, Valtellina, Bergamo, queste zone qui. A cosa appoggio? Su cosa appoggio? Alcune parti della mia psiche si sono sviluppate durante la pubertà, magari in una zona, altre in un'altra, quindi ho come una frammentazione che di mio non ho un elemento forte che mi tira e quindi mi rendo conto in questo non averlo che non sento un'appartenenza. Ci ho provato, sono andato a Milano quello che conoscevo non c'è più, delle Marche quello che conoscevo non c'è più, quel poco che conoscevo, la Valtellina sì c'è un po' di poesia ma non c'è più, ma è cambiato, è tutto turistico, cioè non c'entra nulla, voglio dire obiettivamente preferisco lasciare lo spazio vuoto, ok? Aspetto che qualcuno mi adotta. In cerca di casa, quindi direi. Però Sì. interessante, interessante lo spunto che ci hai dato, perché che in questo momento c'è un po' la voglia di ritornare a casa, fondamentalmente. E io mi sono riconosciuto in queste tue parole perché ho proprio fatto questo. Sono tornato a casa dei genitori dove sono cresciuto dopo 15 anni che vagheggiavo un po' per il nord Italia in case diverse. Perché appunto, secondo me, è anche giusto e naturale quel percorso che si fa a 16, 18, 20 anni al più tardi di prendere la propria indipendenza e magari entrare in rotta ideologica con la propria famiglia. Trovare la propria strada, poi magari scopri che la tua strada era proprio quella della tua famiglia, e allora però l'hai fatto in maniera consapevole. Quindi, secondo me, lo consiglio a tutti quelli che ci seguono di quell'età lì, di litigare un po' con i genitori. Passatemi il termine. C'è un commento che ti leggo da. È solo una questione geometrica. Io non la prenderei dall'intellettuale come piace fare agli psicologi. È geometrica, facciamola semplice. Cioè, voglio dire, tu non puoi non entrare in conflitto con i tuoi genitori. Però se i tuoi genitori, invece che vivere lì, in un posto dove hanno vissuto, vivevano in un posto dove le consuetudini sociali che avevano attorno alla famiglia erano di base le stesse che avevi in casa, ti devi immaginare, lo vedi bene nel mondo indiano, dove la società è strutturata, è tagliata in orizzontale invece che in verticale, quindi ci sono le caste, però all'interno della casta, se tu sei dentro quella casta lì, non hai nessuna intenzione di uscirne. Cioè non ti è così, non senti questa attrazione di uscirne. Ti viene voglia di uscirne e rischi di entrare in conflitto con l'altro rito quando ti appoggi su un altro rito. Cioè, quando tu non riesci ad avere sostegno completo sulla tua famiglia, come è oggi, perché oggi il genitore che dice, cioè, non posso stare col bambino, a dove sta il bambino? Dicono oggi, e il bambino, dove lo mettiamo sto bambino? E allora sta con tua sorella, sta con tua madre, vabbè, dove sta sto bambino? Ok, ma nessuno si preoccupa del fatto che la metacomunicazione genera quello che era il rapporto orale, ok, che non è quello che qualcuno pensa, ma era il rapporto di Siamo ancora trasmissione in fascia protetta. metacomunicativa di qualcosa che era al di là di cosa c'è scritto su Wikipedia. Non è una questione di informazioni, che ha rotto il cazzo sta mente informatica, era una questione dell'umano, di tutte le sue complessità, e si trasmetteva un lignaggio.
Ma se tu non vivi il rito quotidiano, addirittura oggi è tipico che se una famiglia c'è un bambino di 6 anni, fanno mangiare lui e poi mangiano loro. Cioè neanche il pasto condividono come rito. Non, cioè l'umanità oggi, nella sua ignoranza materialista, mostra di non aver capito un cazzo e non solo, ha perso pure quel poco che aveva capito, perché un tempo si incaponiva la madre e diceva: no, stai a tavola con noi e mangi con noi. Perché uno poteva chiedergli? Non lo sa. Ma la donna, siccome portatrice del lignaggio, lei istintivamente provava disagio se tu non mangiavi quello che cucinava. Normale. Ma è una questione geometrica, non è una questione di sono d'accordo, è un'opinione, si chiama dialettica quella lì. Ma questa è geometrica. Quindi trovandoti in quella condizione hai fatto quello che potevi. Se uno si trova in una condizione dove magari tutti intorno sono amici stronzi, invece magari in famiglia sta bene, ha pure uno zio simpatico, le cugine con cui gioca, che cazzo gliene frega? Cioè può stare pure bene lì, non c'è bisogno che ci litiga, capito cosa voglio dire? Era soltanto per non dare un suggerimento troppo esteso. E ti ringrazio, hai fatto Perché magari uno bene. sta bene lì, così può anche non litigare, capito? Ci sta, infatti ho fatto la battuta, almeno precisiamo che è una battuta e ero offerto anche un punto di Oh, non vista. ti sento. Ah, Maia, non ti sento. mia, mi senti adesso? Adesso sì. Mi si è disattivato perché gli ho toccato dentro e c'è un filo un po' sminchiato, come dicono i miei amici della Sicilia. E rende l'idea il termine sminchiato quando parli di qualcosa di tecnologico. Allora, dicevo, ti ringrazio per aver precisato questa cosa perché io ho fatto la battuta, poi magari chi ci segue a casa vede solo una campana. Invece, come dice Eros, non è che è obbligatorio seguire dei percorsi. A volte, diciamo che è comune per molta gente fare determinate cose perché, appunto, ci sono delle spiegazioni che, come lui ci ha dato. Io ti volevo leggere un commento interessante che magari si ricollega a quello che abbiamo detto e ci dà spunto per un'altra riflessione di Stella che dice: io penso che sia proprio il momento giusto per evitare casini e caos, ritirarsi dando il meno possibile nell'occhio e disobbedire in silenzio. Ti stanno chiamando, mi sa, Eros. Non ti vediamo più. Sì, dico che aspetta, aspetta, ecco. Vediamo. Adesso ti sentiamo un po' male, starà rispondendo alla chiamata. Vediamo, lo mutiamo un secondo. Ah, ecco, ci senti adesso? Sì, no. Ti vediamo ancora un po' a scatti, probabilmente adesso si sistema un attimo. Ok, vediamo se ti sentiamo anche di qualcosa. Eccomi. Ti sentiamo decisamente Come male. Però vediamo se si ripete. No, ti sentiamo proprio a scattissimi. Non so come mai. Vuoi provare a entrare, uscire, vedere se si resetta? Classico. Vedi, lo fa già, lo fa già. È classico modo dell'informatico. O intanto io saluto Sara, saluto un po' di gente. Bulla, solitaria, bentornata. Disso ciao, disso miau a tutti. E vediamo se. Ah, vedi, adesso non ha. Non ha. Ah, ok, adesso ce l'ha. Vediamo. Perché non ti riconosce adesso il microfono e la webcam. Potrebbe essere che sia intrippato perché ha già una scheda aperta. Dovresti provare forse a chiudere tutte le schede e provare a rientrare. Non so se poi mi senti, Eros. E si rientra di cena, infatti, quello lì è il vecchio trucco dell'informatico, riavviare, di solito riparte. Vediamo se almeno ci sente, io non so se riusciremo a risentirlo. Non ti alzi da tavola finché non abbiamo finito di mangiare, così diceva la mamma. Ed effettivamente questo rito qua, di cui parlava lui, io l'ho visto con la tovaglia, non so se anche da voi si usava sempre. A casa dei miei genitori da piccolo c'è sempre stata la tovaglia, si apparecchiava prima di mangiare. Poi crescendo con gli amici un po' più dinamici, un po' più moderni, dai, questa storia della tovaglia, poi si sporca, mangiamo direttamente sul tavolo, sul legno, che poi si pulisce con la spugnetta, così. Ed effettivamente si è perso un qualcosa che io non capivo. Poi parlando con una mia amica Patrizia di Visione Alchemica, chi ci segue dall'anno scorso la conosce, mi aveva proprio spiegato come la tovaglia è un rito che unisce, diciamo. Eccoci, oh, adesso ti rivedo bene, secondo me ti sento anche. Vediamo Sì? com'è.
Perfetto, come all'inizio. Penso un mezzo secondo di ritardo, ma poi ti È la sentiamo fluido. cuffia, va benissimo. Sei troppo ricercato, Dai. ti chiamano ogni quarto d'ora. Sei troppo popolare. Vogliono i soldi, vogliono Ah, ecco. recupero crediti. Allora non è bello. Mai senza tovaglia, dicono. Devono, gli giovani avvocati che devono lavorare. Bisogna dare da mangiare un po' a questo sistema. Comunque, poi ci eravamo dilungati a scuola chat, analizzavo col tuo intervento qui sul fatto del pasto come rito collettivo, che anche senza sapere il perché le mamme però volevano che fosse fatto in un certo modo, io mi ricollego all'uso della tovaglia. Stavo dicendo ai miei amici che con i miei parenti ho sempre usato la tovaglia, prima si apparecchiava tutti insieme, poi si mangiava tutti insieme. Quando sono andato a abitare da solo, frequentando gli amici a 20 anni, 25, sai, tutti moderni, mangiamo il sushi, mangiamo la pizza, cosa te ne frega della tovaglia? Mangiamo sul tavolo che poi si pulisce con la spugnetta che è più facile. E si era perso un certo tipo di qualcosa che ancora non capivo. Analizzando poi a livello simbolico la cosa con un'amica l'anno scorso, qua su qualche puntata su Mesbet TV, mi aveva proprio spiegato come secondo lei, appunto, questo rito, questa tovaglia è una specie di simbolo che unisce le persone che sono tutte sedute allo stesso tavolo. Perché è come se ti unissero la tovaglia, invece senza la tovaglia già ognuno è separato. E è una specie di arricchire questo rito, questa gestualità, diciamo, nella ritualistica del pranzo, che secondo me dà l'insieme poi di queste tante piccole cose, secondo me si collega a quello che ci dicevi tu, che effettivamente è anche Sì, molti hanno anche una apprezzato. questione della bellezza, cioè noi non consideriamo certe cose, tipo il senso del gusto è sempre bistrattato, cioè che vabbè, dici no, il gusto è valorizzato, però in senso spirituale no. Cioè c'è la chiaroveggenza, la chiaroudienza, cioè ci sono tutti chiaro, e la chiarogustenza, boh, che ingiustizia. Eppure è uno dei gusti più atavici, cioè per esempio nel Raja Yoga, per assorbire il prana, lo yogi come fa a mangiare il prana dell'acqua? Come? Col gusto. È la chiarogustenza. Ok, e ho detto, ma vedi, c'è anche scritto, come mai? Ho detto, si vede che non ha fatto successo come brand. Perché da chiarogustenza la stiamo vendendo già nella sua forma grossolana, anzi deve diventare sempre più grossolana, cioè deve essere artificiale, una simulazione, no? Un surrogato, no? Dello zucchero, di tutto, no? Edulcorante, cosa vuol dire? È un qualcosa che ti dà ad intendere che sia dolce, ma non lo è. Non è un dolcificante, sì, si può anche tradurre così, ma edulcorante è un simulatore di gusto di dolce. Perché non c'è veramente uno zucchero che tu trasformi a livello biochimico dentro quella sostanza, ok? Quindi se ti aspetti quell'effetto non ce l'ha. Quindi è finto. Ecco, siccome stavamo andando verso il gusto finto, allora non ci stava dentro, non era di moda, capito, la chiarogustenza. Eppure anche nei monasteri tibetani, buddisti, Bon o quello che sia, c'è un ruolo che non mi ricordo come si chiama, se Tenzo, mi pare. Boh. Nella lamaseria c'è sempre uno dei lama, che di solito è quello anziano, quello più bravo, no, senza scherzo, quello più vecchio spesso, che ha più esperienza, che fa il lama che si occupa del cibo. Cioè il cibo lo dà lui, non mangia, spesso conta i chicchi di riso quando fa i piatti, per il livello di attenzione. A volte ne divide su un testo che ho qui, che è buddista, c'è scritto che a volte lo divide a metà un chicco di riso, se se lo sente, ok? Cioè, noi, cazzo, vogliamo capire questa cosa, cioè voglio dire, quel livello di accuratezza è come spaccare un punto sul muro in un universo, che poi volendo dire, dal punto di vista dell'esperienza di vita, sarebbe molto più efficiente, perché noi cerchiamo sempre intensità significati nella vita. Scusa, se uno riesce ad aumentare la risoluzione della coscienza e riesce a vedere in una piccola cosa un sacco di sensazioni, un sacco di significati, già che come in alto, così in basso, questa è la via dell'illuminazione. Quindi non è semplificare in schemi e fare di tutta l'erba un fascio la direzione verso cui puoi trovare più facilmente
un'intensità, un significato alla tua esistenza, ma è la sottigliezza, l'accuratezza, l'analisi, non la sintesi. Quindi la qualità che tu vai a cercare, e allora capisco che è molto diverso un frutto che cogli anche come rito dall'albero, te lo mangi, al di là del è caduto, come dicono i fruttariani, al di là della questione morale. Sto proprio parlando del rito, dell'interazione tra te e quell'essere vivente che forse la testa non riesce a scriverci il bigino, però esiste. Esiste ed è sostanziale, soltanto che è molto sottile. È come un suono sottile che mentre senti musica a palla non puoi avvertire, però magari ci sono tante cose dentro, tutto un mondo. Bellissimo, bellissimo, concordo appieno. Non sapevo anche questa cosa della chiaroguzienza, fa un po' sorridere, però se ci pensate, probabilmente perché suona male che non ha preso. E bellissimo il modo, Sì. non ha un nome commerciale, però bellissimo anche il discorso di così in alto come in basso, no? Riuscire a vedere nelle piccole cose il tutto. Sembra una frase un po' banale, un po' così, ma in realtà se la riuscite a capire bene e riuscite a intendere quello che intende Eros, è una frase molto profonda. E a volte le cose semplici, dico io, sono le più difficili. Perché noi ci perdiamo, vogliamo tutti grande, il caos, tante cose, quando invece riuscire a stupirsi ancora delle piccole cose, o trovare meraviglia, o capire se stessi attraverso l'osservazione di un fenomeno più piccolo, ma altrettanto illimitato, non è facile. Faccio una cosa, pesco un tarocco perché mi è stato riscattato dalla chat, dall'amico Bulla2021. È un piccolo sottogioco che abbiamo noi, guardando la trasmissione si accumulano punti e possono sbloccare le ricompense. Ha sbloccato il tarocco, quindi ti pesco il numero Ah. 21, che è il mondo, stupendo, bellissimo tarocco il 21. Tra l'altro grazie al fatto che vedete che il mio green screen fa le bizze oggi perché mi si è rotta la lampadina, quindi sono meno illuminato dietro. Però vediamo meglio i tarocchi che di solito invece si vedono male, quindi bella notizia. Tutto il male viene per nuocere. Allora, c'erano un paio di considerazioni, a parte la battuta che anche la moglie di Totti gli contava i tortellini, gliene metteva solo 14 ogni volta, però la faceva Minchia, per 14 sono tanti, te. eh? Adesso 14 comunque, tortellini, un bel piattone. bisogna vedere qua quanti quali. Oggi ho mangiato i ravioli, presente? Sì. È presente i casoncelli, Eros, che quelli che da qua si chiamano proprio casoncelli. Sì. Che sono proprio pieni di quelli li contiamo Ma proprio anche noi voi lo mettete, l'uvetta, la mettete? nel ripieno, dici? Non lo so ancora perché io sono ancora troppo giovane per sapere la ricetta segreta del ripieno che ha tramandato di genere. Io li mangio però volentieri, quello sì. So che purtroppo contengono carne, quello lo so, ma faccio finta di niente, mi tappo gli occhi. Poi sono ancora abbastanza ignorante a livello culinario, quindi diciamo che devo fare ancora un percorso interiore abbastanza importante per riuscire a perfezionare un po' il cibo. Anche perché adesso, ritornando qua dopo anni a casa dei miei, c'è chi prepara, eccetera. E quindi ho iniziato a mangiare il doppio. Perché quando dovevo cucinare io a fare la spesa io, si era ridotto a un pasto al giorno verso le 18, bello abbondante. Era il mio sia pranzo che cena. E via. E quindi c'è un altro. Ah, un aforisma del giovane Mesbet. Hanno riscattato un aforisma, quindi faccio anche questo, poi ci rientriamo in un discorso, perché non so se ti ricordi, Erosco, ho pubblicato l'anno scorso questo libro, I 108 aforismi del giovane Mesbet. Un po' ironico, un po' filosofico. Miau! E quindi vi pesco a caso un aforisma. Vediamo. Oh, questo qua, il numero 55, per Sara, che dice: quando hai la verità in tasca, devi stare attento a sederti, che magari ti si infila nel culo. E quindi è metà filosofico, metà ironico. Quindi mi raccomando, quando siete certi di avere la verità in tasca, state ben attenti a sedervi. E quindi, diciamo, psicologicamente, rimettete in dubbio, rimettete in gioco quello che sono i vostri credi e senza sedersi troppo su quello che sapete, perché metaforicamente magari vi va contro a quello che aspettavate. Ecco, era un po'. L'ho anche spiegato, ho iniziato a spiegargli gli aforismi perché ho visto che spesso creavano Qualcuno non confusione. li ha capiti? A Guarda volte. che gli aforismi sono belli perché ognuno li può interpretare come vuole lui, capito? Come gli è comodo. Anche quello è bello, è un trucco, come le canzoni di Vasco, di Ligabue, che non dicono un cazzo, ti buttano lì la frase, tanto il senso glielo dai tu, alla fine ti piace. E tu lo sai perché dai? Esatto, ci metto, eeeh! E tu, ma che cos'è? Perché tu sai già tante cose te. Quanti ricordi, Vasco, la mia adolescenza, eh sì. Ah, a zocca, al bacio, vai, dai.
Ci vediamo tutti a Socca, dai! Quindi, un altro tarocco, intanto lo pesco. Allora, amici, c'è qualche domanda che volete fare a Eros? Qualche curiosità specifica che vi è nata nel sentire parlare in questi primi momenti? So che abbiamo un po', non abbiamo toccato nessun argomento, ma voi lo sapete che ormai qua su Twitch si fa così, non andiamo a fondo, verticalizzarci su un argomento, giriamo un po' attorno, vediamo dei punti di vista, ci riaggiorniamo, ci occupiamo magari della vibrazione di come questa trasmissione vi lascia, finita la trasmissione. Anche se un senso non ce l'ha, grande Vinci, benvenuto in chat. Un amicissimo, questo qua te lo voglio far conoscere, Vincenzo, un ragazzo che è anche lui un canale Twitch, si occupa di informazione e ha fatto un enorme lavoro negli ultimi mesi cercando un po' di portare alla luce del sole e questo piano del World Economic Forum, mettiamola così, questo Great Ecco, Reset. vedi, per esempio, perché non ci facciamo la domanda delle domande, quella che si fa sempre lo stratega. Dice, sì, ok, ho capito, facciamo così, in questo modo, ecco. Beh, immaginando che è così, dov'è che mi stanno fregando? Ah, la domanda all'inizio? Quella dell'inizio? Sì, perché anche quando fai in training autogeno, per esempio, quando tu ti vuoi rilassare, un meccanismo che in realtà più può farlo che banalmente, dice, voglio rilassare. Allora adesso faccio un respiro e mi immagino che inspirandomi tendo e prendo tutte queste paranoie che si vedono in tutte le sue forme e espirando le butto via tutte completamente, completamente mi rilasso al 100%. E 100, 100. Ecco, adesso faccio un altro respiro e faccio la stessa cosa. E quando faccio il secondo mi accorgo che quel 100% del primo non era 100% perché nel secondo io raggiungo un 100% più 100% di prima. E lo posso fare anche 3 volte. Se lo faccio, se riesco a farlo 7 volte concentrato, sbiello di brutto, nel senso che entri in stati abbastanza profondi, ok? Perché in realtà quello che sembra relativamente così è soltanto una soglia relativa. Per lo stesso motivo, per la legge di come è in alto così in basso, allora lo stratega sa che in qualunque momento, qualunque sia la strategia che sta mettendo in atto e le tattiche che sta approntando per realizzarla, sa che c'è sempre relativamente qualcosa che non ha visto, qualcosa che lo sta fregando. Okay? C'è sempre. A meno che tu non sia superbo, che è uno dei disastri dei grandi regnanti, che sia superbo e che ritieni di essere intelligente più degli altri, che quindi gli altri sono scemi e non lo sanno, cioè ci arrivi tu che sei evoluto e gli altri no, che invece sono cattivi, loro sono stupidi. Okay? Ecco, quindi questo è il superbo, lo mettiamo da parte perché non sta veramente affrontando la risoluzione e la ricerca dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione. Perché l'azione, l'albero è dai frutti che lo distingui. Sì, diciamo che il Quindi superbo un'azione non esula, è bella. dicevo, il superbo Effettivamente è esula vero. dal nostro ragionamento, diciamo, perché fa Il un altro superbo è ragionamento. sempre in una posizione relativa, se la racconterà quando gli pare, finché non cade in autosvalutazione, si farà il suo periodo lasciandosi andare e poi tornerà più superbo. Il superbo vive così. È proprio quel tipo di ego che quando è molto presente in una persona la trascina a vivere in quel modo lì. Poi quando supera quella, riesce a trascendere o eliminare quella struttura psicologica, quel meccanismo della mente informatica, avrà le sue energie e le userà in un altro modo, perché non verranno più utilizzate da questo io dominante, da questo software. Beh, questo è quello che. Scusate ragazzi, devo attaccare il telefono. Uno, Vai, scusate. vai. No, lascia, ecco qui così. No, devo prendere il cavetto, ho dovuto solo Gatti dappertutto. spostare i miei gatti, sì, dal mio grembo. A posto, sono ancora qua. Ecco, quindi dicevamo in E questa dunque è domanda. quella la domanda, non è che c'è qualcosa che ci frega, che ci sta fregando in questo momento? Ma che frega Cioè, noi o cosa che mi. frega ci frega chi comanda? Aspetta un secondo a rispondermi, perché voglio. Facciamo un. Sì. Aspetta, volevo dire a Ma Fly. no, prega. Aspetta, Sì. Eros, scusami, ti interrompo. Vai. Perché volevo dire a Fly che il tarocco che ho pescato era il matto, il numero 0. Lo dico perché sennò poi mi resto indietro e mi perdo. E quindi adesso siamo al passo con i tarocchi. Descrizione qua, punto Il esclamativo 0. matto. Bellissimo il matto dei tarocchi, eh.
Penso che lo Belle, sì. Comunque, ecco, torniamo a noi. Non è, c'è qualcosa che ci sfugge, ci dicevi, ma che sfugge a noi o che sfugge a chi sta cercando di dominarci? Mettiamola così, se vogliamo dividere per due, in due. Allora, sai quando nei film abbiamo visto un sacco di volte, per quando tocca a noi ci sembra strano. Cioè, per capire un criminale devi pensare come lui. Ok? È la base. Investigatore, dice questo, non so, piromane, tanto per non usare altri crimini, è un piromane, io se fossi un piromane, è come l'attore, cioè tenti di sentire per suo tramite. È come fanno i buddhisti con le dakini, si incarnano, cioè si concentrano in una dakini, un emblema di virtù, eccetera, per sentire in loro la virtù. Questi sono scelte, sono spettri. E quindi anche l'attore lo fa quando deve immedesimarsi in un personaggio. E questo dovremmo fare per capire come ragionano. Però quando tu ti affacci sull'abisso, poi l'abisso guarda te. Okay, quindi quando tu usi la visione di mago per entrare e ragionare come loro, poi dentro di te sorgono i loro scemi, cioè iniziano a essere anche un po' come se ti contagiano. Okay, quindi è una situazione che capita con tutto, come la ragazza che in dato momento c'è l'amica che va a far sadomaso nelle ville romane e lei però non ci va. Però è incuriosita, si affaccia nell'abisso, l'abisso gli guarda dentro, il giorno dopo è là che finché non esce sangue non si riapre la villa. Sì, ci sta come ragionamento. E quindi in quest'ottica, dicevamo, mettendoci nei panni appunto del cattivo, c'è qualcosa che gli sfugge, dicevi all'inizio. Può esserci qualcosa che gli C'è sfugge. qualcosa che sfugge a noi e qualcosa che sfugge a lui. La questione è che noi non dobbiamo essere arroganti, lui non può veramente fare questa operazione. Le sue previsioni sono basate su schemi ricorrenti, mentre l'essere umano include anche il random che lui non ha. Quindi, mentre il suo sforzo è cercare di rendere prevedibili gli eventi con profilazioni vaste e metadati e analisi previsionali di tutti i tipi ormai per noi inconcepibili, perché sono software militari di 20 anni fa che adesso sono passati al civile. Allora, è un casino, nel senso che cioè, ogni 5 minuti sui sistemi digitali con cui comunichiamo si perfezionano, ogni 5 minuti sono più complessi. E quindi decidono di adottare altri metodi per analizzare la voce, per analizzare le impressioni della faccia. Ok, cioè, è una velocità molto forte. Loro tentano di esponenzialmente rincorrere una variante che sta aggredendo la linea temporale, perché la parte istintiva dell'essere umano profonda esce da queste cose col caos, ne esce attraverso il caos, la magia del caos. Quindi riesce ad attingere a funzioni non locali, quindi non causali, non duali e quindi inaccessibili a ogni previsione di tipo informatico. Dunque, mentre di là con i computer quantistici, progetto lo Human Brain Project di Obama, per esempio, quanti anni è che è fuori? 15 anni? Andatevelo a vedere. Ma la complessità di quel progetto erano i computer quantistici tra di loro in costellazione neurale in tutto il mondo, miliardi buttati lì, nessuno sa un cazzo di cosa ci hanno fatto. No? E non era l'unico progetto, ce n'erano due paralleli tra i supercomputer. Dove ha portato? Ecco, aspettarsi che non ha portato a niente è da ciambotti, dicono i marchigiani. Ciambotto, ok, ciambotto, lo chiamano così. Forse in bergamasco direbbero Morel, a Treviglio direbbero Tassen Morel. Non so perché. Diciamo che però rende l'idea, sei un po' addormentato se pensi che li abbiano buttati Sì. così nel vuoto. Diciamo che da qualche parte. Chapegot, che dicono a Milano, Chapegot. Un pirla. Pirla, sì. Quasi, Comunque, quasi. no, non lo vedi, cioè voglio dire, è ovvio che ci arrivano, no? È ovvio che siano giunti a qualche conclusione, la stanno usando, peraltro se cerchi su internet te lo dicono anche,
non c'è più una domanda su questo discorso. Il fatto che loro lavorano nel tentativo di avere un punto qua che è l'oggi, no, aspetta che mi metto da questa parte così, ecco, qui c'è un punto che è l'oggi, e loro da questo punto che è l'oggi tirano una linea e vogliono arrivare al punto 2, da qui a qua, e vogliono fare questa linea. Se vedono nella previsione che tu ti sposti e vai da un'altra parte, devono tentare di farti rientrare. E questo avviene istante per istante. Questo avviene sempre nei sistemi che gestiscono il marketing, la profilazione del marketing. Sono proprio attivi da anni questo tipo di cose, non è che sono tipo fantascientifiche. Sono attive da anni, ma il fatto che essendo anni e ogni 5 minuti migliorano, quelle di 5 anni fa non sono più così. Sono molto più accurate e hanno molti più dati, oltretutto con gli ultimi 2 anni di call. Smart working, cioè praticamente hanno un sacco di dati e possono accendere anche sistemi che sono quelli che l'Unione Europea ha consigliato di proibire, quel tipo di intelligenza artificiale che l'Unione Europea 2 mesi fa, 3 mesi fa, quando ha fatto il manifesto che nessuno ha guardato, E non l'ho visto. dove parlavano di regolamentare l'intelligenza artificiale, avevano suggerito, però era un suggerimento, che un tipo di intelligenza artificiale che è quella che decide da sola che cazzo fare sulla base di un target che non si sa di chi è, non dovresti lasciarla libera. Perché? Non lo sapevo di questa cosa dell'Unione Europea, comunque. Beh, interessante Sì, ha informazione, fatto una perché... sceneggiata. Sì, Era anche un bel manifesto, prova a leggertelo, leggetelo. È un manifesto interessante, un po' vecchiotto. Esatto, ovviamente lascerà il tempo che trova a livello giuridico, ma a livello simbolico. No, vecchiotto, si rifà agli anni 50, cioè negli anni 50 si erano posti il problema etico e filosofico di cosa fare dell'intelligenza artificiale, negli anni 50, quindi hanno ripreso quella logica lì, ecco, voglio dire, forse un po' tardi, cioè mi fai ragionare a me da cittadino come se fossimo con quel livello tecnologico, ma scusami, cioè, mi stai pigliando per deficiente. La questione è che queste IA, quelle che loro dicono che dovrebbero essere proibite, sono già accese da anni. Sono lì e stanno vivendo tutte le loro famiglie di IA, perché poi hanno la famiglia, le IA, hanno l'albero genealogico. Esatto, che è una cosa un pochettino inquietante, ma dalle tue parole iniziali si percepiva un pizzico di speranza, perché appunto secondo te dici, comunque vadano in questa direzione, c'è sempre una l'anomalia, Loro se non vogliamo vedono il usare... random. Sì, non vedono il random, però neanche noi. Cioè, quello che vorrei dire è che secondo me la nostra vulnerabilità è che stiamo giocando alle sue regole, perché vogliamo fare quelli che loro dicono bugie, noi diciamo la verità. Ma diciamo, stiamo giocando le loro regole. Dove lo diciamo? Dove lo dicono anche loro? Quindi dobbiamo essere su YouTube. C'è il sogno di tutti avere un canale mainstream su YouTube. Oppure andare su Rai 1. Cioè, guardare il nostro Bravo, schermo. Vorremmo andare lì, vorremmo andare. stai dicendo, guarda che c'è Perché? anche chi vuole tornare in TV, che è ancora peggio. Ma sì, dalla TV, da tutto, no? Ma anche io, infatti, per questo penso a Messora e giustamente dico: vabbè, il suo sogno è di essere il direttore del TG1. Probabilmente sì. E lui ti direbbe: sì, se fossi io al TG1, il mondo sarebbe un mondo perfetto perché io direi la verità e bla bla bla, eccetera, eccetera. Non ha guardato bene come funziona la struttura umana attualmente in questo modello di allevamento non naturale, no? Questo modello artificiale di autoallevamento umano con ripartizione di compiti e che si sta spostando verso un modello dove sono automatizzato, c'è cioè tipo un pollaio prima gestito da 4 bifolchi e poi il pollaio gestito da dei droni. Ecco, stiamo passando di là. Sì, anche il monaco buddista robot, l'hai visto ovviamente, immagino, no? Notizia di poche settimane fa. Qual è l'apoteosi della deficienza? Perché, cioè, non è tanto chi mette il monaco robot, ma è chi ci va a pregare di fronte al monaco robot. Quello è proprio completamente scemo. C'è un bellissimo Però commento vedi, ha che... fatto una foto, ha girato il mondo, eh. Ha fatto una foto. Aspettavano Questa è solo una quello. campagna reputazionale, tipica Sì, proprio, sì. da manuale. Anzi, se non ci fosse stata la foto, l'avrebbero inventata, l'avrebbero fatta girare, per come funzionano le Volendo. cose. Guarda, ti leggo il commento di Stella, che è bellissimo. Dice: l'umanità deve smettere di essere prevedibile. Basta essere più umani e meno automi. Sarebbero meno governabili. Concordo, e ti lancio anche questo spunto, Eros. Io dico:
prendendo il punto di vista magari malanghiano, che ho io sempre, di vedere un po' la realtà delle cose, magari questa forma mentis, un po', quindi parto da lì. È un po' come se fosse la mia religione, se voglio, se mi passate il termine. E inizio ragionando su questa cosa. Mettiamo che, per assunto, facciamo finta che sia vero quello che ci dice e che noi siamo i creatori della realtà. E quello che vediamo fuori è una parte di quello che noi abbiamo dentro, ma non abbiamo capito. Prendendo questo assunto per vero, allora dobbiamo ragionare che quello che stiamo vedendo, quella distopia che aumenta continuamente, che sempre più ci toglie le libertà, sempre più si spinge al transumanesimo, alla robotica, all'intelligenza artificiale, è in realtà qualcosa che noi come società, almeno non come singoli individui, però desideriamo e in realtà vogliamo e in realtà non abbiamo ancora compreso. Questa chiave di lettura come ti risuona? Può essere, possiamo farci qualcosa riguardo a questo? Guarda, è come se fosse sceso un Veda, no? Ha parlato a Mauro Scardovelli e Scardovelli ci sta riferendo quello che ha capito. Aspetta. Questa, in sintesi, dovrebbe essere questa la mia risposta. Ma sostanzialmente, quando tu dici, no, hai esordito dicendo che noi praticamente abbiamo dentro delle cose che non accettiamo di noi, dentro qualche posto, quindi un luogo conchiuso, circoscritto, un luogo dove c'è il dentro il luogo e anche il fuori il luogo, quindi un dentro, un contenitore, un luogo, un cluster separato dal resto, un biotopo, un biotopo. Dove, però, in che dimensione? La terza, cioè materiale o è tipo astratto e psicologico? Uno spazio psicologico tuo dove sei tu e tu dentro questo spazio psicologico tipo hai una parte in ombra, l'inconscio, dove dentro c'è della roba, lato oscuro di Jung, e dall'altra parte c'è delle parti luce, quelle parti che tu inconsciamente rifiuti di te stesso le proietti. Perché alla fine è sempre questo discorso, ma voglio dire, sempre lo stesso discorso detto in maniera diversa. Ma perché dobbiamo partire da questo presupposto? Può anche darsi, però io so che tutto, e te lo dice la natura, se non, se tu prendi una zona in equilibrio, un qualcosa in equilibrio, gli togli un peso, glielo aggiungi, in automatico una strana forza della natura, che è la stessa che Hawking diceva, una cosa quando provi a tirarla si allontana. Quando spingi si avvicina, diceva Hawking, ti ricordi Hawking? Ok, Hawking, quello lì, diceva questa cosa qua. Ci dissociamo Ok. dal body shaming e anche a fare No, queste cose. si chiama così. Sì, così ho Ma detto. pensavo fosse tipo un tipo di massaggio erotico il body shaming, Poi no? dipende da Ho che punto guardi il capito mondo, tutto dipende. male. Allora devo Sì. chiamare l'agenzia delle escort e dire perché mi sa che ho sbagliato. Mandi una mail di rettifica. Scusate, non sapevo cos'era. Vabbè, gli mando un'email dopo. Vabbè. Quindi no, Hawking in punto di morte si era redento perché lui ha rotto il cazzo a tutto il mondo verso il transumanesimo. Poi quando ha capito che non lo potevano aggiustare perché non faceva in tempo, ci ha ripensato come fanno i regnanti che vanno a puttane tutta la vita e poi si convertono in punto di morte. Lui ha fatto la stessa cosa, quindi che vuole? Cioè lui lo sa che sta di là, che sto dicendo la verità, quindi che cazzo fa? Non si può offendere nessuno. Si offenda lui sta bene, è felice quando dico queste cose, lo faccio anche sentire bene, e quindi cioè, se qualcuno si offende, insomma, sarà cazzi suoi. E questo in generale, no? Però, a parte questo discorso, lui diceva che esisteva questa forza della fisica non ben chiara, tant'è che ci ironizzava sopra, però l'aveva riconosciuto. E poi ha riconosciuto anche la singolarità quantistica, quello di cui ha parlato anche Casaleggio nel suo omonimo ultimo filmato pubblicato post mortem, Singularity. Allora, Interessante, quindi. adesso è arrivato secondo me Adrian che volevo farti conoscere, però non volevo stoppare il discorso a metà. Quindi però io lo faccio entrare lo stesso e ti saluto, poi in caso ci ritorniamo sulla questione, già che è qui. E un saluto a Adrian, bentornato su questi schermi. Buonasera ragazzi, ciao Mesbet, ciao Eros, molto piacere. Ciao, ciao Adrian, piacere mio. Ecco, allora. Scusate il disturbo, quindi continuate pure che magari.
Ti Andiamo oltre. ringrazio per essere passato. Saluto la chat, ti conoscono tantissimo, Adrian, quindi lo so. Faccio una breve spiegazione a Eros. Adrian è un ragazzo che ha il canale YouTube Il Punto di Vista. Mi aveva parlato in passato di te, voleva conoscerti e vedere se si riusciva a fare qualcosa insieme. Quindi io volevo, ci tenevo proprio a farvi incontrare. Di solito noi facciamo queste cose in tarda serata. Però, visto che avevamo l'oretta libera alla per i Twitch, quindi all'orario aperitivo, abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere in questo orario. Quindi, Adrian, lo ringrazio per essere passato, aver trovato un momento per venire comunque a salutare. Quindi, noi sono le 7, andiamo avanti ancora 10 minuti, un quarto d'ora se non avete troppa fretta. Eros, tu ce li hai ancora 10 minuti? Sì, volentieri, grazie. Perfetto, ti ringrazio. Allora, anche gli amici in chat, abbiate pazienza, volete restare ancora un attimino? Noi offriamo ancora un po' di show, di spettacolo, mettiamola così. E in realtà di digressioni, di vaneggiamenti su diversi argomenti, botta e risposta così non mai prefissati come piace a noi. E Ross stava dicendo, adesso finiva un concetto, che quindi ringrazio Adrian, ci lascia finire il tempo. E un attimino su quello che avevo detto io, se ti ricordi, se che avevo detto quella storia lì che lo estroiettiamo fuori magari quello che abbiamo dentro, tu invece ti dicevi. Sì, la chiave a cui mi sono attaccato, diciamo, l'ho preso come spunto perché non possiamo, non potremo mai costruire una cosa nuova basandola sui concetti vecchi. Cioè, il concetto vecchio che abbiamo attualmente richiede, esige di essere distrutto. Questo non lo dico assolutamente io, è un fatto. Quindi, io lo posso casomai riferire, però esige di essere distrutto. Quello che fa questa corrente inumana a cui assistiamo non è altro che aver capito questa cosa e gli sta dando una forma. Che vuoi? Gli sta dando una Ah, forma a perché tutto ciò che sento un disturbo al ricorda. microfono e non riesco a capire da chi Sì, è arriva. questo, vedi? Ecco che. Allora è perdonato, dai, è perdonato. Fermi. Ok. E quindi quello che fa danno una forma alla direzione di questa forza, che già è quella. Voi immaginate che l'acqua spinge da una parte, non spinge in controcorrente. Quindi noi abbiamo sempre delle forze resistenti. Immaginate quando scorre la corrente dentro un filo elettrico, la resistività, che cos'è? Sono la materia del conduttore che resiste al transito del flusso di elettroni. Quindi si scalda, perché? Perché sono impatti, sono colpi Yang su Yang, si scalda l'energia attiva. Ok, questo vale anche nei conduttori ottici, vale in un fiume che riceve resistenza mentre si sposta per l'attrito molecolare nell'acqua, l'attrito con l'alveo fluviale, quello che ti pare. Sono tutte forze che si spostano, ma anche noi in questo momento abbiamo uno sviluppo. Cioè, dobbiamo andare di là, non possiamo andare da un'altra parte. Quindi l'unica possibilità è creare dei fenomeni che siano in accordo con la natura. E quello, cioè, non possiamo, per esempio, per tornare alla normalità. Questo è un protoconcetto malato, è veramente stupido, perché siccome mai si torna neanche a casa, cioè io quando esco di casa la mattina vado in ufficio, non tornerò mai. Perché io quando torno a casa sono cambiato, se sono un essere umano. Quindi io che sono uscito non tornerò mai più a casa. La casa, quando sono tornato, sarà un po' cambiata. Quindi in fondo noi non torniamo mai a casa. Se non riusciamo a vivere in uno stato di miglioramento, se non comprendiamo, è perché abbiamo spostato la nostra coscienza in un luogo che è fatto di costanti, che si chiama mente informatica. In quel mondo non c'è più sviluppo. Ok, quindi noi dovremmo trovare una via nuova e la cosa migliore da fare in quest'epoca, visto che ormai se abbiamo l'acqua alla gola, abbiamo aspettato troppo, semplicemente potevamo farlo negli anni 60, era il momento giusto, negli anni 80 eravamo un po' in ritardo, ma ce la potevamo fare, adesso no, adesso dobbiamo poi buttare via tutto. Secondo me non c'è uscita, già buttando tutto, essendo un atto di genuflessione verso l'universo, per legge assoluta noi dobbiamo per forza avere una seconda possibilità, ma dobbiamo buttare tutto, perciò è arroganza. Andare a salvare, però aspetta la borsetta, però quello sono affezionato. Ecco, questa è la mia posizione radicale di fondo. Poi come andare verso questa cosa, vista proprio l'impossibilità intrinseca della proposta, è quasi utopistica, non è utopistica, è quasi assurda.
dal punto di vista logico. E allora il come, il problema. Quindi, come lo risolvo questo problema? E molte delle mie soluzioni vogliono proprio generare delle bolle vuote, rigidamente vuote di regole, affinché si possa manifestare lì quella stessa forza assolutamente non misurabile dalla scienza materialista che fa ricomparire la lince nel bosco dell'Abruzzo. Avevano detto che era estinta, non ce n'era neanche una, poi spopolano i borghi, compare di nuovo. Dove cazzo è venuta? Ecco, quella cosa che non la prevedevano, capito? Quella cosa lì Bellissimo. Bellissimo bisogna evocare. Ecco, questo è quello che volevo dire. intervento che si collega poi all'inizio. Non so se Adrian sei riuscito a seguire dall'inizio tutto il discorso. No, Ringrazio. purtroppo no, ed è un peccato perché questo finale già mi ha stuzzicato diverse idee, quindi però se riesci a illuminarmi velocemente, visto che stavi facendo il collegamento, sono felice. Sì, guarda, ti faccio una sintesi, che era un po' quello che volevo dire. Una delle po qualche puntata fa con Eros, non mi ricordo quando è stato, che l'ho definito una persona razionale e si è quasi offeso. Insomma, perché uno deve essere razionale, mi Ma sforzo se lo anche. dici, Tipo così, no? come ti permetti? Non mi dai del Non è che razionale. faccia, Mi dai I feel bad, irrazionale. I feel very bad. Ok, I feel bad quando mi dici razionale. È come se mi dicessi obeso perché sono un pochino sovrappeso. Sono curvo, capito? Non sono. Esatto, infatti poi mi sono ricreduto, nel senso, cioè, mi sono poi spiegato meglio, diciamo, e in questa puntata di stasera si è un po' visto tutto, perché secondo me in modo comunque razionale, cioè utilizzando il raziocinio e l'intelligenza, ha comunque toccato diversi punti in cui tra le righe, diciamo, si intuiva il non detto, era proprio quello dell'anima creatrice del tutto fondamentalmente, o di comunque una cosa che l'essere umano ha. Lui non l'ha chiamata anima, mi sono sbilanciato io, diciamo, comunque questa parte che crea continuamente, che innova, che ha fantasia e che i computer, l'intelligenza artificiale, l'emisfero sinistro non riuscirà mai ad ingabbiare qualsiasi, nonostante ci provi da millenni. Può starci come sintesi, Eros? Beh, sì, tu sei molto bravo a fare delle sintesi. È chiaro che Ti nelle sintesi ringrazio. si perdono dei pezzetti, Esatto, bisogna un po' semplificare. però è una sintesi può O essere almeno come questo del è. Ecco, random, no? Un po' esatto. principio del random. O questo è il punto di vista che magari io ho visto una linea comune in tutto il tuo intervento di questa sera, diciamo così. Partito poi appunto da Allora, questa variante random. Quindi secondo me, Adrian, visto che me l'ha accennato, puoi provare a dirla tua. guarda, cadete proprio a fagiolo perché è da un po' di giorni che sto facendo un pensiero che l'ho portato da Asensio, che qualcuno l'ha conosciuto, e poi continuo a portarlo con amici, e sostanzialmente si basa sul concetto proprio del creare la propria realtà, no? Quindi diciamo che dal pensiero riusciamo a creare la materia in un certo senso, volendo mettere tutte le virgolette del caso, chiaramente, e significa fare le vostre ricerche. Comunque, facciamo finta che, come ci insegna Gianluca, questa cosa sia vera, ognuno crea la propria realtà. Questo, diciamo, come in grande, così in piccolo, lo possiamo vedere anche nel momento in cui qualcuno sta dicendo che si sta cercando di hackerare l'universo olografico in cui viviamo, quindi creandone una copia interna, dove sostanzialmente si porterà sempre di più verso il transumanesimo, quindi alla capacità, alla non capacità di creare il proprio universo da parte dell'uomo, ma di accettare quello che viene proposto, insomma, dall'induzione di un agente esterno, no? Quindi in questo caso, immaginiamoci sostanzialmente che tutte le persone consapevoli della capacità di creare il proprio universo, sostanzialmente hanno sempre avuto una vita un po' ribelle, sono stati sempre quelli che sono stati fuori dalle leggi della Matrix in un certo senso, ed è proprio non accettando quelle leggi che sono riusciti a creare quel piccolo universo che è proprio parte del loro essere. Infatti, tante volte si dice ci sono delle persone che, ma come fai a vivere una vita così fuori dalle regole? Come fai a vivere così? È perché hanno creato quelle loro regole che creano quel loro universo. Quindi, sostanzialmente, se noi, poi concludo e la faccio veloce, immaginiamo che ci sia un'immagine, un televisore, uno schermo con un'immagine fissa e di qua un televisore con delle immagini che scorrono in continuazione, okay, in continuazione,
e che l'immagine fissa provi ad entrare nel secondo schermo, ma non riesce proprio perché le frequenze continuano a cambiare. E questi sono tutti i piccoli universi che ogni persona crea consapevolmente. Quindi si sta cercando di togliere la consapevolezza all'uomo che tramite il pensiero può creare il proprio universo a favore di un universo olografico che viene ri rifatto da zero tramite un hackeraggio di quello che abbiamo già. E quindi la soluzione quale potrebbe essere? Quella che tutti quelli che hanno questa consapevolezza, ovvero di creare il proprio universo con la propria mente, unirsi e quindi vedere i vari villaggi e i vari punti energetici alla Damalur, alla Zion, al villaggio della Luna, al villaggio degli Elfi, che con la loro bolla energetica e il loro pensiero creano una realtà completamente diversa, che è inattaccabile sostanzialmente. Che è anche il sinonimo delle prime tribù che ancora vengono, protette, no? I tagliatori di teste, che loro sono totalmente al di fuori dalla società e creano la loro bolla invincibile e sono inattaccabili. Non so se mi avete un po' seguito nel trip mentale, però ecco, Allora, prima questo di era sentire, per. Ecco. voglio sentire cosa ne pensa Eros di questo trip mentale. Vedevo che comunque faceva sì con la testa, quindi secondo me qualcosa c'è. E salutare Making e ringraziarlo per il ride che ci ha fatto con 22 spettatori. Quindi un bacione e benvenuti a tutti. Siamo qui a fare questa per i Twitch, quattro chiacchiere in compagnia con Eros Poeta, che è un amico che conosco da un po', volevo presentare alla chat. Si è inserito anche Adrian, come sempre. Bene, mi piacciono un sacco queste sorprese. C'è proprio questo clima così di bar, come la chiamo io, la taverna, no? Uno passa, viene. Natalizio. Natali, no, no, Ah, l'avevo detto io, sempre presente. E Natalizio. Making dice un saluto a Bellissimo. Eros che stimo tanto. Quindi non so se ti dice qualcosa il nome Making, comunque ti saluta e dice che ti stima tanto. Magari lo conosci sotto altro nome, magari non ti dice niente al momento, non lo saprei, Non però. mi viene adesso, per non me ne voglia nel caso, perché io comunque sono un po' svampito con i nomi, però E poi può magari si chiama essere. così su Twitch. Making scritto col 4, Making, cioè Miking. Con il 4 al posto della. Dimmi se è anche giusto, Making, o l'ho letto No, sbagliato. non lo conosco di sicuro, mi sto chiedendo cosa mi ricorda, Guardavo le potrebbe live di fare Eros su benissimo. YouTube, dice. E tra l'altro colgo l'occasione per fare punto esclamativo Eros in chat e vedete il link al canale YouTube di Eros, al gruppo Facebook delle conversazioni su Hangout. Ho messo questo Bene, di bene, riferimento. bene. Io volevo solo dire a Eros che intanto rubo un minutino veloce per dire che lo Vai. conosco da tanto tempo, che lo seguivo da quando ho presentato diverse interviste di Malanga e altro. E tra l'altro ci siamo incontrati proprio all'intervista, mi sembra, il Ritorno degli Dèi a Roma, a Capannelle, se non sbaglio, che c'eri anche te, Eros. E quindi ecco, è un piacere essere qui di fronte perché poi Nesbet mi ha raccontato tutto il retroscena del background che hai e quindi mi fa piacere ancora doppiamente essere qui insieme. Ah, grazie, grazie della presentazione. Mi fa piacere anche a me. Bene. Sì. E invece, noi stavamo parlando di un altro argomento, vero? Però Allora, siamo passati dal. sì. Sì. Ah, ecco, l'osservazione che aveva fatto l'amico, giusto? Yes. Me la riepiloghi un attimo, sono distratto da Candy. Candy, Mesmet, vediamo se sei più capace perché io Porco Giuda, questa qui. era difficile però anche la tua era. Allora, Mari, io nel parlare poi ti ricordi Allora, quella che aveva no, detto. va No, bene, vabbè. ce l'ho, Ah, vai, vai, buona, buona. a posto, Ti ce ringrazio. No, ce l'ho. No, va bene, allora, la questione che stavo osservando è che, perché il problema è soltanto uno, che lei passa con la coda e mi sposta, si porta via la cuffia ogni volta, capito? Mi porta via, mi porta con la cuffia, sei ferma. La questione io la vedo così, cioè, allora, noi abbiamo usato come termine il termine universo che nelle sue origini come archetipo è molto interessante come parole, perché le parole sono veramente interessanti su moltissime cose. E di questo lo devo anche a una mia ex che era molto sensibile su questa cosa, almeno quella cosa me l'ha lasciata. Vedi che. devo prendere quello che ti lascio. E che la parola anche arca assomiglia è una delle origini dell'archetipo. Arca, che è tutto lì, no? Come parole. E la parola universo è un po' anche un modo di osservare la realtà.
perché guardi solo in una direzione. Ok? Tant'è che se tu stai in un universo, non stai in un altro. No? Non so se ricordate anche Castaneda, c'era Don Juan, che per accomiatarsi dalla vita aveva scelto di andare a vivere nel regno degli insetti rossi. Il regno degli insetti rossi era dentro un albero e c'erano questi insettini rossi che vivevano lì in questa crepa dell'albero e lui ha detto che quel mondo non era così come lo vediamo noi. Quel mondo era il mondo più perfetto che aveva visto tra infiniti mondi che aveva esplorato spostando il punto d'unione. E lui voleva andare a vivere lì perché diceva che quello ci stava bene. Sai quando sei anziano che vuoi andare a vivere le Canarie? Ecco, lui voleva vivere nel regno degli insetti rossi. Perché ormai... Vabbè. E quindi allo stesso modo noi vediamo l'universo e sono d'accordo in quel senso, però allo stesso modo, siccome uso il termine egregor, vedo la funzionalità di campo. E siccome nella funzionalità di campo noi dobbiamo avere a che fare con le forze yang attive che fanno con i tre corrispettivi che le distruggono, quindi che rompono, che distruggono, e la qualità di queste tre forze che possiamo anche comunque chiamare, una è una qualità e compete a quello che chiamiamo anima, quindi è l'obiettivo. Quello tira. Se tu non hai un buon motivo per alzarti dal letto, ok, devi avere un buon motivo per fare le cose. Ecco, quello lì è l'impulso del femminile, è l'anima divina che sta lassù nella triade che ti chiama. Però chi chiama? Chiama il chi. Il chi è l'energia maschile, yang, ed è anche lo spirito che vuole andare a raggiungere l'anima. E lo fa per mezzo del jing, che è la struttura, che è un'energia a sé stante. Tant'è che il jing, per esempio, è l'eiaculazione sperpera il jing, perché all'interno del seme vi è una quantità concentrata di Jing solido. C'è una fase mentre per l'uomo si trasforma da eterico a solido, il seme genera un sacco di sensazioni, tra cui il freddo. Se uno lo osserva, per chi pratica, magari vuole osservare con attenzione quello che prova, non è tutto ubriaco e fatto di coca, può anche accorgersi del fatto che sente freddo perché si sta trasformando. Nel taoismo tantrico descrivono accuratamente ogni singola cazzata di questa cosa, ma anche in altri testi. Quindi nel passato l'analizzavano questa cosa, adesso non l'analizzano più. Comunque sia il Jing, lui sperpera Jing. E infatti si dice, il taoista dice che ti accorcia la vita a farlo spesso, però dipende molto da quanto Jing hai, nel senso che alcune persone nascono con una profusione di Jing. E tendenzialmente il loro modello esistenziale è votato allo sperpero, mentre altri nascono con poco Jing e loro imparano sin da subito ad ottimizzare. Poi il fatto che questi due si parlino e iniziano a litigare, uno dice all'altro tu sprechi troppo e l'altro gli dice tu sei taccagno, è semplicemente perché sono incoscienti. Okay? Perché se prendessero coscienza entrerebbero in un altro universo dove vedono questa cosa e potrebbero relazionarsi in una forma collaborativa. Quindi non è una questione culturale il cooperare, è una questione di fatto, è geometrica. Se però non si realizza la geometria, la volitività del singolo essere, che in gran parte è identificato nella mente informatica, non può cambiare i fatti. Per questo che da un lato il fatto che si possono unire determinate cose è ovvio soltanto se hanno uno Shen condiviso, quindi questo di solito però accadeva nei riti. I riti collettivi portano a sincronizzare gli Shen, quindi tutti, è come se ci fossero tanti cavalieri, tutti che vogliono liberare la stessa regina. Quindi è ovvio che la potenza lì è molto più forte contro le ordalie che possono frapporsi, piuttosto che non se lo fai da solo. È per questo che però è un atteggiamento spontaneo che deriva dal fatto che tutti vogliamo la stessa cosa, come tanti anziani che si mettono d'accordo, non litigano, lì non si gioca a pallone, non si ascolta la musica dopo le 10. Cioè hanno lo stesso Shen, vogliono stare in silenzio. Ok, quindi la funzione è abbastanza facile. Quello che è difficile da realizzare è dovuto al fatto che adesso noi stiamo uscendo, cioè il nostro impulso a creare qualche cosa
è una risposta non coordinata, ma non può, perché questo è un momento di distruzione, quindi stiamo distruggendo tutte le strutture religiose, i lignaggi di famiglia, è tutto distrutto, si sta distruggendo tutto. Quindi noi forse ci dovremmo chiedere come si crea, ma l'atto creativo è femminile, quindi è la nostra parte femminile, è il nostro sheng che dovrebbe collimare, ma non può se lo facciamo passare attraverso la dialettica. Per questo che sono contrario alle parole, alle scuole di miglioramento personale, cioè sono contrario, è un fenomeno, è in scia con tutto il resto, ma non può risvegliare lo sheng. L'altra volta ce Perché lo l'avevi anche con sheng, i libri. beh, Ti sì, lo stesso ricordi? motivo, guarda che io sono noiosamente lineare, ok? Cioè, se uno si aspetta No, di sei divertirsi coerente, facendo dai, sei coerente. incontrabico, è un po' difficile, no? Perché non mi devo ricordare le cose, la penso in quel modo lì, veramente. E potrei dire tutti i perché in tutte le direzioni, pure se parliamo di musica o di arte, di chitarra, di gatti. È tutto lì, così, è abbastanza visibile per come lo sto guardando. È solo che è un modo di guardare questa cosa, per questo che è tutto un intero paradigma che però secondo me è molto intuitivo e quindi quando parlo con gli amici è facile che gli sorgano delle intuizioni in risposta, no, a queste cose che dico, perché penso che in realtà è proprio la nostra parte atavica, è quella che noi non abbiamo evoluto. Noi abbiamo lasciato che si evolvesse. Teddy! Soltanto la parte intellettuale. E abbiamo iniziato a controllare la parte emotiva e la parte istintiva con quella intellettuale, determinando dei protocolli di interazione umana che sono cambiati nell'arco dei secoli, ma fondamentalmente noi cerchiamo di autoallevarci, sempre usando la mente però. Mi trovi d'accordissimo. Dati. Capito? Quindi noi non abbiamo, se noi ci togliessero con un'esplosione di una bomba quantica dei Borg, ci tolgono la memoria completa, noi non sappiamo chi siamo, che siamo umani, non sappiamo niente, noi avremo delle abilità molto inferiori a quelle dei trogloditi. Cioè noi non sapremo neanche cosa mangiare. Siccome non ce l'ha detto nessuno, noi, avendo perso il contatto con, cioè, tutto atrofizzato, l'olfatto atrofizzato, l'intuizione atrofizzata, non capiamo un cazzo, non abbiamo istinto, non abbiamo evoluto l'istinto, capito? Concordo, mi viene una riflessione su questo, che si collega anche a quello che hai detto prima, così in alto come in basso, no? E effettivamente se nel sentire quello che dicevi, dico, il sistema ha anche voluto che noi atrofizzassimo la parte istintiva del nostro sé, ma in realtà così in alto come in basso noi stessi l'abbiamo fatto dentro di noi, perché quando l'istinto che noi lo soffochiamo con dei ragionamenti, cerchiamo di non ascoltarlo, e lo facciamo spesso educando magari i nostri figli o chi ci è vicino, addirittura i nostri animali domestici. Se abbiamo un po' questa forma mentis, che è come in alto, come in basso, appunto sui diversi piani, quindi siamo comunque sempre i responsabili, secondo me, di quello che accade. Anche se dall'alto fuori Sì. vedete che la Chiesa cattolica, per fare un esempio concreto, magari cerca di schiacciare l'energia sessuale. Oh, ok, quindi è lì, è da Ma sai, vedere, no? c'è anche l'impulso progressista, cioè l'impulso è un impulso che porta quelle che Blavatsky chiamava le monadi pioniere, che sono molte, quasi tutti noi occidentali, secondo lei, cioè che non riescono a tenere una casa uguale per tutta la vita, no? O la cambiano. Gli aprono una finestra, poi dopo fanno quella vicina, poi mettono, no, sono stufo di quest'albero, metto l'altro, poi piastrelle, poi cose, secondo piano, sottotetto, il garage, e non ce la fai, capito? Mentre invece se vai dalle monadi, quelle che chiamava ritardatarie, sì, ritardatarie chiamava, che però diceva che in realtà era un significato strutturale, cioè non era negativo, e sono quelle delle popolazioni, non so, quelle incontattate nella selva amazzonica, che tu andavi 1.000 anni fa a vedere quel villaggio, era uguale. Poi adesso è uguale. Cioè non hanno cambiato il modo di fare il tetto in 1.000 anni. Ecco, quindi lì vediamo che forse non abbiamo capito un cazzo.
Cioè l'umano, l'animale umano è acerbo. Capito? Noi dovremmo semplicemente fare la finta di tirarcela, capisci? E entrare in uno stato spontaneo, affrontare la sfida in una maniera più coraggiosa, ok? Non in fuga, noi siamo in fuga, capito? In fuga da ciò che si spaventa, dai confronti spiacevoli, veramente stiamo facendo regole per proibire gli scambi umani sopra una certa intensità di tutti i tipi. Sì, mi trovi d'accordo. Allora, noi siamo quasi in chiusura, direi che sono le 19:27, quindi non aprirei altri discorsi perché sennò poi andiamo lunghissimi. E già ero sei un'ora e mezza che è qui, quindi ti ringrazio della disponibilità. Immagino che avrai un po' di fame, vorrai pensare alla cena anche tu. Tu hai dei gatti che vedo che si danno da fare. Gatti Faccio non veloce. mangiano, non niente. Si arrangiano. Gli dai 10 euro e vanno a farla. E vanno a comprarsela loro se hanno il Green Pass. Faccio velocemente gli onori di casa e leggo i due tarocchi che sono stati riscattati nel frattempo da Sara, se non ricordo male, fammi controllare. Sì, da Sara e di Bibao. E sono il numero 19, il sole, e il numero 11, la forza. 19 per Sara, la forza per di Bibao. Quindi vi invito a fare punto esclamativo qua per sapere il significato 19 e 11. Detto questo, vi ricordo i link per recuperare per seguire Eros ancora, se siete rimasti contenti, diciamo, volete approfondire poi i suoi lavori, i suoi ragionamenti, eccetera. Vi ho messo il link YouTube, gruppo Facebook. Poi su Facebook, se lui vorrà, non vorrà, insomma, non ho messo il privato perché magari poi uno sceglie lui. E vi ho messo anche la playlist Mesbet TV, che è il mio canale YouTube, dove ci sono 7 puntate che abbiamo fatto insieme con Eros. Aggiungerò poi anche questa, arriveranno a 8. Nel frattempo, vi lascio anche il punto esclamativo Adrian, dove potete trovare il link al suo YouTube e al suo Facebook. E gli passo anche la parola, voglio vedere se hai qualcosa da aggiungere all'intervento di Eros. E ci avviamo verso i Ma saluti. allora, ma io in realtà non vorrei appunto aggiungere troppe cose perché intanto Eros è stato bello, diciamo, pieno di informazioni e quindi avendo qualche concetto sicuramente andremo a finire oltre oltre serata. Ma in realtà magari ci si può ripensare per fare una chiacchierata di nuovo, non so qui o da qualche altra parte se abbiamo voglia. Anche perché io mi sono intromesso all'ultimo secondo, quindi ecco, era più che altro per fare i saluti a tutta la chat, a te, Mesbet e a Eros, che ero curioso di conoscere, insomma, quindi ecco, sostanzialmente è stato più che altro per questo. E poi in realtà mi sono indentrato in un discorso bello, bello ampio, perché ho visto che avete tirato fuori in ballo una marea di cose veramente interessanti, quindi come sempre grandi contenuti, complimenti al giovane Mesbet e a questo punto anche a tutta la chat che segue e niente, sai che quando vuoi io ci sono nel limite del possibile ovviamente perché sai che sono sempre in viaggio quindi però tu scrivimi che io se posso arrivo. Oh, mi fa molto piacere, infatti adesso ci salutiamo velocemente, poi 2 minuti fuori dalla diretta vi saluto con calma e ci scambiamo anche i recapiti. Io ringrazio davvero tantissimo la chat che stasera è stata come sempre veramente un sacco di energia ci arriva, io poi con la coda dell'occhio leggo sempre i commenti, quando abbiamo degli ospiti che la chiacchierata è così bella lanciata cerco di interrompere il meno possibile e vedo che comunque apprezzano lo stesso, mi fa piacere, nonostante su Twitch diciamo invece ci sia sempre un ritmo un po' più serrato. Anzi, sempre più stanno iniziando ad apprezzare il nostro canale, quindi li ringrazio tantissimo. Ringrazio Making, appunto, il fan di Eros Poeta che ci ha fatto il ride e ci ha anche chiesto gli orari, quindi io ve li ricordo, visto che ho cambiato un po' per far riposare Adrian e anche Vinci un pochettino, perché loro mi dicono ci sono sempre quando vuoi, ma dopo mi sembra un po' di approfittarne. Allora ho pensato che stasera e domani non facciamo l'after show, così si riposa un pochettino di più, visto che non abbiamo dirette in ballo, lo facciamo venerdì. Anche se venerdì non c'è la diretta, probabilmente ci sarà una premiere sul canale di Gianluca. Noi lo stesso faremo un after show per chiudere, salutare un po' la settimana e vedere un po' come andate. Quindi non vi lasciamo soli perché sennò mi mancate e lo faccio proprio per interesse personale. Poi settimana prossima ci saranno 3 after show di fila. Quindi preparatevi, domenica, lunedì e martedì saranno serate nottate, diciamo un po' interessanti, perché noi Eros il grosso del questo tipo di discorsi li facciamo tra le 10:30, mezzanotte, mezzanotte anche un quarto a volte. E quindi sono belli, interessati, ognuno che vuol dire la sua, la chat segue tantissimo, ma poi io mi sento in colpa che faccio andare a letto tardi le persone o gli ho fatto tenere la serata impegnata. Quindi stiamo cercando un po' di mediare tra le varie cose.
Detto questo, vi mando un saluto e vi lascio con la nostra sigla finale, che è We Are the 99%. Amici, volete salutare con un'ultima frase? No, ciao a tutti, ciao. Assolutamente no, alla prossima. Un bacione, amici, a venerdì. Ci sentiamo comunque sui social, così vi tengo aggiornati. Sigla! Here's my song, here's my protest song right from here in Manchester. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order where the sun don't shine but water. Stick your new world order up your ass. Thinking we are the 99%. Thinking we are the 99%. Thinking we are the 90%. Together we are mighty, we are the 99%. The Queen will be arrested in her dressing gown. Queen will be arrested in her dressing gown. Queen will be arrested in her, cause she is such a sinner. She'll be arrested in her dressing gown. If you can stick the 5G tower up your ass. You can stick the 5G tower up your ass. You can stick your 5G tower, it's a microwave on full power. Stick your 5G tower up your ass. Singing we are the 99%. Come on! Singing we are the 99%. Singing we are the 90%. Together we are mighty. We are the 99%. With blue skies when the chemtrails are all gone. There'll be blue skies when the chemtrails are all gone. There'll be blue skies when the chemtrails and their evil plan fails. Blue skies when the chemtrails are all gone. You can stick your coronavirus up your ass. You can stick your coronavirus up your ass. You can stick your coronavirus. They'll know them proven liars. Stick your coronavirus up your ass. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. We are the 90, together we are mighty. We are the 99%. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your TV programs up your ass. You can stick your GMO fruit. We ain't gonna go to school. Stick your Georgia Guidestones up your ass. Thinking we are the 99%. Thinking we are the 99%. Singing we are the 90, together we are mighty, we are the 99%. You sing it, son. Oh, I'd rather be a human than a slave. Oh, I'd rather be a human than a slave. Oh, I'd rather be a human. And don't you know that you can rather be a human than a slave. Singing we are the 99%. Singing we are 99%. Singing we are 90%. Together we are mighty. We are the 99%. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order where the sun don't shine but utter. Stick your new world order up your ass. Darren Nesbitt, ladies and gentlemen. Thank you.